Le cose che non dici, di Yuki 21, capitolo 29, le cose che ora vedi. Sasuke, tra poco sarà il mio compleanno, ti ricordi di quello che hai promesso qualche mese fa? Eh? Ah sì, certo, devo passare da casa tua quel giorno. Se non sbaglio devi parlare con tuo padre di alcune cose e vuoi che io sia presente. Senti, ma sei sicura che sia il caso? Non mi hai ancora presentato il tuo padre. E stargli tra i piedi mentre parlate di cose di famiglia non credo mi metterà in buona luce i suoi occhi. No, al contrario, è davvero importante che tu ci sia. Per favore. Ok, ok. Verrò, non preoccuparti. Ora però devo scappare. Ho alcune commissioni da fare. Ci vediamo domani, Rei. Sasuke, da quando le tue labbra sono diventate tanto fredde? Ho una melodia in testa che non riesco a cacciare via. Però non ne ricordo il titolo. Muovo le dita sul bianco del lenzuolo di questo letto d'ospedale come se stessi suonando, fino a quando una voce mi desta da questo torpore. Ciao tesoro, come ti senti? Hiro è più bianco del solito mentre mi osserva. Devo essere conciata proprio male questa volta se nemmeno lui ha più parole. Tento di sorridergli e sento una fitta al volto. Mi ha proprio beccato bene. Si vede che era in vena di tenerezze oggi, Max. Ho avuto giornate migliori, Rokun. Vieni qui vicino, per favore. Non riesco a muovermi più di tanto ed ho molte cose da dirti. Hiroshi stringe i pugni e si prende una sedia per sedersi accanto al letto. Tento nuovamente di sorridergli, ma fa proprio male. All'improvviso il mio amico d'infanzia inizia a piangere stringendomi una mano. Poverino. È arrivato al limite anche lui. Gliene ho fatte passare davvero troppe in questi anni. Hiroshi, non piangere. Mi riprenderò anche stavolta, stai tranquillo. Non è nulla. Nulla. Rei ti ha massacrato. Cazzo quanto lo odio e quanto odio me stesso per non essere stato lì con te. Avrei potuto fermarlo, evitargli di fargli del male, di nuovo, invece... Non avresti potuto nulla. Era completamente fuori di sé, ubriaco fradicio. Per fortuna sono arrivati Genjo-kun e suo padre. A proposito, dove sono? Genjo è stato qui tutto il tempo. Suo padre si sta occupando della faccenda. Io ho raccontato tutto a Genjo-kun, scusami, ma non credo di sopportare ancora questa cosa. Io non posso più vederti così. Se non fossero arrivati loro, avrebbe potuto ammazzarti. Hai fatto bene a parlare con Genjo. Voglio denunciarlo ed avviare le pratiche per richiedere l'emancipazione di minore. Non sono mai stata sua figlia da un punto di vista affettivo. E non voglio legami con lui, nemmeno legalmente parlando. Il testamento di mia madre fa sì che ai miei 18 anni quel conto corrente bancario estero verrà svincolato e quindi io possa prelevare la somma che vi è stata versata. Ma qui in Giappone non sarò maggiorenne fino a 20 anni compiuti. Avere quei soldi ma restare sotto la patria potestà di Max è follia. Me li prenderebbe con la forza, come ha sempre fatto. Finire in una casa famiglia non se ne parla. L'avvocato Sakamoto è certo che con l'emancipazione sarò del tutto indipendente da Max. Il padre di Genjo si è offerto di farmi da curatore ed è sicuro di riuscire a farmi ottenere dal tribunale l'emancipazione. Sarò libera, Hiro. Sakamoto-san si occuperà anche di tutto ciò che riguarda Max. Voglio che paghi per tutto quanto, incluso quello che faceva mia madre. Avremmo dovuto chiedere l'aiuto di un buon avvocato molto tempo fa, Rei, dice un Hiro ormai esausto. Non posso che non concordare con lui. Le cose che non ho detto stavano per uccidermi. Ho taciuto per quei soldi, ma solo per la vergogna e per il rifiuto di continuare a sentirmi così diversa dagli altri miei coetanei. Avrei dovuto fare tante cose, e in modo diverso. Perdonami per averti trascinato nel mio inferno. Mentre lo dico sto piangendo. Le lacrime scendono dall'occhio non bendato, e mai come questa volta sento che sono amare. Eppure riesco a svuotarmi di tutto finalmente, donandomi un senso di libertà e di stanchezza che da lì a poco mi consente di addormentarmi con Hiroshi accanto che ancora una volta, come sempre, stringe la mia mano. Hiroshi. Sono passati diversi giorni. Rega ha subito un intervento all'occhio destro che è andato bene. Dovrà tenere per un mese una benda, ma i dottori sono ottimisti e pensano che recupererà quasi del tutto la vista. Forse dovrà solo portare gli occhiali quando legge, ma in generale si sta riprendendo, e questo è ciò che conta. Tramite Kenjo abbiamo appreso che Max è stato arrestato. A quanto pare
Prima ancora della denuncia di Reika ne aveva un'altra sulla sua testa, sporta proprio dalla donna con cui aveva intrapreso una relazione. Sembra che abbia riservato anche a lei le stesse attenzioni che aveva per la moglie e per la figlia. Non uscirà presto e comunque quando lo farà, noi saremo lontani da Tokyo. E seppur non fosse, l'avvocato Sakamoto mi ha assicurato che non potrà mai più avvicinare la figlia. Mia madre ha pianto come una bambina quando io e Reika le abbiamo raccontato tutto. Ha stretto Rei-chan chiedendole perdono. Dice che pur non sapendo nulla, avrebbe dovuto vegliare di più su di lei. La mia amica gli ha detto che ci ho pensato io a prendermi cura di lei in questi anni. Mio padre mi ha rimproverato dicendomi che avrei dovuto parlare molto prima. Però poi mi ha detto di essere fiero di me per non aver mai abbandonato Reika. Siamo tutti ancora molto provati. Inoltre abbiamo scoperto che Max era pedinato da giorni da un investigatore privato. Tra la denuncia di quella Shizu, le parole di Reika e il continuo sentirsi osservato, era inevitabile un'esplosione di rabbia del genere. Rei è convinta che l'investigatore che lo seguiva è stato assunto da Takashi con lo scopo preciso di liberare tutti gli scheletri chiusi negli armadi dei King. Per lei è un altro duro colpo da mandare giù. Sicuramente Sasuke non sa nulla di questa storia, ma la sua sola esistenza ha innescato una serie di reazioni a catena che stavano per uccidere la mia amica e io non posso proprio perdonarlo. Rei-chan è venuta a stare con noi. La sua casa è stata messa in vendita. Non vuole più metterci piede. Sono circa 2 settimane ormai che né io né lei andiamo a scuola. In questi giorni Ryo e gli altri hanno cercato di rintracciarla. A quanto ne so, Sasuke è andato diverse volte sotto casa sua fino a farsi venire una mezza crisi di nervi quando ha visto il cartello di vendita. Sono stati anche qui, ma i miei genitori li hanno liquidati invitandoli a pazientare. Gli hanno detto che a breve sarà Reika stessa a spiegare il perché di questo nostro silenzio. Proprio per evitare di parlare con qualcuno, sono rimasto in casa anche io. Non ho più intenzione di lasciarla da sola. Rei-chan, ho chiamato Kenjo. Ti manda i suoi saluti e dice che passerà a portarti gli ultimi documenti che ha preparato suo padre per te. Reika siede davanti al pianoforte che io e la mia famiglia le abbiamo regalato per il suo compleanno. Quello è il suo posto. Solo lì davanti torna a sorridere serena come una volta. Ok, grazie, Hiro. Gyeongju-kun è stato davvero carino in questi giorni, non trovi? Sì. Noto che ti senti parecchio meglio, visto che inizi di nuovo a portare avanti la sua causa per la mia conquista. Ora mi sorride innocente. Nonostante abbia ancora un occhio bendato e diversi lividi visibili sulle braccia e sulle gambe, è sempre la ragazza più bella del mondo per me. È solo che mi piace e penso che potrebbe piacere anche a te. Tutto qui. Sì, certo. Senti, ha anche detto che Sasuke lo ha chiamato per chiedere di te. Genji è stato piuttosto vago nel rispondergli. Va bene. Non aggiunge altro e torna a concentrarsi sui tasti. Da domani iniziano gli esami per il diploma. Siamo stati entrambi ammessi nonostante le assenze dell'ultimo periodo. Quindi domani dovremo andare a scuola per forza. Vuoi che parli io con Ryoko e gli altri? Rei interrompe il brano e mi guarda, poi sorride. No, non ce ne sarà bisogno. Prego tutti gli dei che ci sono perché questo incubo sia finito una volta per tutte e prego che Reika abbia finito per sempre di soffrire. Aiko. Io non so spiegare cosa ho provato quando l'ho vista entrare in classe. Reika è parsa che eravamo tutti seduti pronti ad iniziare l'esame. Mi è caduta la penna di mano e mi sono portata entrambe le mani alla bocca per non urlare. Ho sentito Ryokun pronunciare il suo nome come Misaki del resto. Il senza Noda è rimasto con i fogli in mano ad osservarla senza fiatare. Credo che Sasuke abbia imprecato o qualcosa del genere, non so. Reika-chan è entrata in classe chiedendo scusa al sensei per il ritardo. Sul suo viso aveva alcuni cerotti e il suo occhio destro era bendato con una garza bianca. Mentre andava verso il suo banco ho notato altre bende sulle gambe e mi sono ritrovato a pensare cos'altro ci potesse essere sotto i vestiti. Si è seduta e Sasuke si è voltato subito verso di lei. Ma che diavolo ti è successo? Lei non ha risposto. Kawashima, non ora. Lasciala stare per cortesia. Ragazzi, adesso cercate di concentrarvi sull'esame e lasciate che anche Reika possa svolgere il suo lavoro. Parlerete dopo. Onoda Sensei ha cercato così di calmare gli animi. Ha dovuto avvicinarsi a Sasuke in particolare chiedendogli di lasciare in pace Reika e di mantenere la calma. Mentre lo faceva, Ryo scivolò dalla mia parte per raccogliere la mia penna. Quando me l'ha passata, i miei occhi erano già lucidi. Mi ha sorriso e mi ha sussurrato un dopo. Quel dopo vuol dire tante cose. Dopo parleremo con lei, dopo ci spiegherà, dopo vedremo di da farsi.
Ma mentre cercavo di mettere a fuoco il foglio che avevo sul banco, pensavo che dopo sarebbe stato comunque già troppo tardi. Sasuke. Terminato l'esame, Rega si è alzata ed è praticamente scappata dall'aula, proprio come faceva i primi giorni di scuola. Mi sono alzato in fretta anche io, ma Ryo mi si è parato davanti. Levati dai piedi, Ryo. Sasuke, calmati. Sei troppo agitato. Rischi di dirle qualcosa che peggiori la situazione. Ma che cazzo dici? Non so nemmeno cosa le è successo, è da giorni che non riesco a mettermi in contatto con lei. Voglio parlarle, spostati. Sasuke, forse è meglio se la fai parlare prima con Aiko e Misaki. Va al diavolo! Mollo una spinta violenta a Ryo e le corro dietro. Lei è già arrivata fuori dall'edificio. Quando la raggiungo è con Hiroshi, tanto per cambiare. Rei, fermati! Hiroshi si mette tra noi due e mi guarda minaccioso. Hiroshi, sparisci, voglio parlare con Reika. No, lasciala in pace, Kawashima. Lo prendo per il colletto della camicia mentre tremo per la rabbia. Dannazione, perché è ridotta così? E perché non ne so niente? Guarda che ti devo ancora un pugno dall'altra volta, quindi levati dalle palle subito. Glielo urlo ad un centimetro dalla faccia e lui risponde di nuovo di no. Quando sto per colpirlo sento la voce di Reika finalmente. Sasuke, lascialo. Il tono non è alterato né preoccupato. Direi che è atono. La osservo dopo tanto tempo. Ora che è vicina noto che ha alcuni lividi anche sul collo. Lascio Hiroshi e deglutisco rumorosamente. Voglio sapere che ti è successo. È stata picchiata, stronzo. Non sto parlando con te, Hiroshi. Perché non te ne vai a farti un giro invece di sticarmi alla violenza? Rega guarda Hiro sorridendogli ed io avverto una fitta al cuore, come una lama che affonda lentamente. Una sensazione che non credevo di poter provare. Non importa, Hiro. Tanto prima o poi lo sapranno tutti. Sapere cosa? Rei, chi ti ha fatto questo? Quando Reika torna a guardarmi, l'occhio non bendato è di un verde incredibile. Il suo profumo colpisce in pieno stomaco. Prima che possa dire qualsiasi cosa, realizzo che mi manca, che mi è mancata e che l'ho trascurata. E penso che è colpa mia se qualcuno le ha fatto male. È solo una consapevolezza che mi toglie il fiato. Quando poi parla, il mondo va definitivamente in pezzi. È stato mio padre a farmi questo, Sasuke. Da lì in poi, tutto è come rallentato. Hiroshi ha guardato altrove con un dolore in viso che mi ha fatto pena. Alle mie spalle sono arrivati Ryo, Aiko e Misaki e Ken. Reika ha iniziato a sbottonare la camicia della divisa scolastica fino a togliersela. Sotto, una canottiera bianca e la sua pelle coperta di bende e lividi scuri. Ad Aiko è scappato un urlo. Mi ha fatto anche questi, Sasuke, per tanto tempo. È stato Max King a ridurmi in questo stato. Un uomo che avrebbe dovuto essere mio padre e proteggermi dal resto del mondo. Hiro-kun, andiamo a casa, per favore. Reika si volta mentre Hiroshi le si affianca. Sotto il sole di un giancaldo aprile, la sua pelle bianca è segnata come non mai. Io rimango pietrificato ad osservare le piccole spalle della ragazza che amo allontanarsi da me. Ryo mi viene vicino. Sasuke, suo padre. Ma come... Sasuke, stai bene? È colpa mia, Ryo. E so che è così. Che dovevo essere con lei, che ho sbagliato tutto. E che... l'ho persa. Ogni volta che ti ho avuto vicino, ho avvertito il filo rosso del destino legato sopra il mio cuore in un modo impossibile da sciogliere. Tu tenevi l'altra estremità di quel filo, facendo parte di quel nodo. Poi il silenzio e l'orgoglio ci hanno diviso, il laccio si è spezzato. Ed ora il mio cuore sanguina e il dolore mi divora dentro, come un animale affamato e crudele. Non posso andare indietro. Devo andare avanti affrontando un presente i cui brandelli di un sentimento navigano dispersi in una realtà di lacrime e sangue. Reika King.